compagnia di Paola da Funchio. Sì. Che alleva quali razze canine? Allora, io allevo Golden Retriever e Samoyedi. Questo è un Golden Retriever. Questo è il Golden Retriever, sì, vero? Sì, sì, sì. E si chiama? Si chiama Elion Min. Io do sempre nomi un po' fantasiosi ai miei cani. Sì? Sì. Ok. E allora, come si svolge l'attività e in che cosa si concretizza? Allora, io sono un allevatore professionale, sono anche certificato, per cui diciamo è attualmente la mia prima professione. Quindi seleziono cani delle due razze che allevo, li allevo in un contesto naturalistico, io sono inoltre popavese, quindi un posto ideale per allevare le razze che possiedo. Ho 35 soggetti in allevamento, perché ormai la passione diventa una malattia. Lo credo. Tante volte nella cucciolata preferiamo magari un cucciolo piuttosto che un altro e ci affezioniamo particolarmente e ce lo teniamo. Sono cani molto piacevoli, sono cani amati dalle famiglie perché sono buoni compagni di vita. La razza chiaramente ha avuto diffusione anche in altri paesi, è stata selezionata in primis dagli inglesi, poi negli Stati Uniti c'è stata una grande selezione, nascono tantissimi Golden negli Stati Uniti, sì. Anche se è una federazione differente dalla nostra, noi aderiamo alla Federazione Cinologica Internazionale, per cui gli standard di riferimento sono dettati dal nostro Kennel Club. Poi ci sono altre federazioni nel mondo dove vedono la stessa razza con lo stesso nome ma con delle caratteristiche sia morfologiche un po' differenti. Certo. Il carattere è mantenuto così, come vede è un cane devoto. Devoto, sì. Ma chiedo scusa, è un cane da caccia? Allora, nasce come cane da caccia. Nasce come cane da caccia. È un cane molto disponibile perché nella caccia praticamente completa la caccia. Proprio il suo nome, Golden Retriever, riporta alla sua attitudine di riportatore. Esattamente. Recupera la selvaggina abbattuta. Quindi, diciamo, da lì parte questa disponibilità nei confronti dell'uomo, che però si esplica poi per le attività sociali. Certo. Perché la caccia adesso, insomma... Sì, noi alleniamo anche i nostri cani, mantenendo l'attitudine con delle prove, diciamo, di simulazione. Che si chiamano working test. Okay. Anziché recuperare la selvaggina, si recupera dei riportelli selvatici. A volte li si rende anche un po' aromatizzati con l'odore di selvaggina. Ci sono tanti escamotaggi per far divertire il cane, che chiaramente si esplica nella sua migliore attitudine. Allora, mi pare interessante. Per far divertire il cane, noi possiamo dire il cane si diverte? Sì, il cane si diverte perché ti dà anche dimostrazione di come si diverte, perché il cane interagisce con te, fa le cose insieme a te, riporta veramente il suo buon carattere nella nostra vita. Sì, dicevamo prima che questo poi lo rende particolarmente adatto a situazioni di socialità, potremmo dire. Sì, no? Certo. Io amo sempre dire che questa razza ha un'intelligenza sociale straordinaria. Allora, intelligenza sociale straordinaria. Qui siamo in piena psicologia animale, posso dire sì, così? Sì, certo, come no. Sì, anche perché quando noi... Insomma, chiaramente in questo periodo si parla molto spesso di attività assistite con gli animali. Certo. Di educazione proprio a questo genere di attività e anche di terapie assistite con gli animali. Terapie. Questa è una cosa ormai codificata anche dalla nostra legislazione, perché sono uscite delle linee guida alle quali noi coadiutori aderiamo, proprio perché è importante conoscere gli ambiti dove si deve sviluppare per questo esempio, genere di attività. Per esempio? Si possono parlare di educazione assistita con gli animali parlando di attività nelle scuole. Nelle scuole. O anche magari di terapie assistite con animali parlando di interventi in ambito ospedaliero, nell'RSA, nell'RSD, parlando di disabilità, disabilità di cani certo. Proprio che con la loro partecipazione alle attività rendono la vita dell'uomo più facile, anche più piacevole. Viene in mente un esempio super classico, il cane per i ciechi, cioè sì, questa è proprio una cosa... chiaramente è una cosa che insomma ci sono proprio delle attività dedicate alla preparazione di cane di servizio, però il cane di servizio è già un ambito molto particolare. Le linee guida effettivamente parlano del cane coterapeuta,
Cioè nel momento in cui noi parliamo di attività assistite con animali, noi parliamo di un operatore che viene accompagnato e supportato dal suo cane. Perfetto, capisco, sì. Perché il cane fa molto bene, cioè ci rende più semplici. Noi riusciamo a comunicare con i cani, magari anche persone, io mi occupo anche di educazione, magari persone timide usano il cane tante volte come catalizzatore sociale, certo. Riescono a comunicare certo. con altri umani proprio perché sono i cani i primi che si avvicinano tra loro, per certo. cui diamo anche una mano tante volte con il consiglio. Col cane giusto si ottiene anche un miglioramento della disponibilità sociale dell'umano. Una funzione assolutamente preziosa che magari non verrebbe in mente così di primo acchito. Bene, ringraziamo Paola D'Affunchio. Grazie a voi, grazie. Augurandole grazie. Buon lavoro e buona grazie, fortuna grazie, per tutte le sue attività. Sono molto contenta. Grazie. Andiamo Elion.